cos'è questa roba che si vede qui sullo schermo? Questa serie infinita di righe, di codici, di numeri per noi, di parole per noi incomprensibili. Questo è il codice sorgente, il codice HTML della homepage di Facebook, della pagina iniziale di Facebook. È così che appare Facebook dietro le quinte, prima che il nostro computer lo converta in un sito più gradevole a noi e anche più comprensibile a noi. È così che appaiono tutti i siti che stanno su internet. Questa è la struttura che hanno. Poi il nostro computer si occupa di tradurre ogni riga di codice in una foto, un'immagine, un video, un link che qui c'è scritto dove quel link deve puntare. Questo è il dietro le quinte di internet. Te lo vado a vedere perché il dietro le quinte di internet è la spiegazione di quello che è accaduto l'altro giorno a Facebook, WhatsApp, Instagram e al fatto che sono rimasti offline per oltre 6 ore. Le ragioni sono che hanno smesso di funzionare due cose che stanno dietro a internet, i DNS e il BGP. I DNS sono i nomi di dominio delle società che stanno su internet. È una specie di elenco telefonico numerico cui corrispondono i vari siti. E a ogni sito, quando noi digitiamo l'indirizzo di un sito www.facebook.com, corrisponde un numero, l'indirizzo IP. E il nostro computer lo cerca attraverso quel numero e poi ce lo fa vedere, ce lo mostra sulla finestra del browser. Se quegli indirizzi numerici non funzionano più o spariscono, quel sito diventa irraggiungibile, come se chiamassimo un numero che è inesistente. Questo è quello che è successo a Facebook. L'altro problema è stato con i BGP, Broadway Gateway Patrol, che sono una sorta di mappa che dice al nostro computer qual è il percorso più breve ai dati che devono andare dal nostro computer verso il sito che stiamo cercando e viceversa, qual è il percorso più breve per raggiungere questi dati. Di nuovo, se le società cambiano questi percorsi, è possibile che i nostri browser non siano più in grado di raggiungere questi siti e quindi ci restituiscono un errore, appunto il sito risulta inesistente. Una volta che Facebook ha sbloccato il problema con i BGP, poi infatti il sito è tornato visibile con tutto quello che ne consegue.